La Regione Sardegna continua il suo percorso verso l'elaborazione della legge sulle aree idonee, che verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio regionale tra meno di un mese. L'assessorato regionale degli enti locali, guidato dall'assessore Francesco Spanedda, ha organizzato in questi giorni una serie di incontri con i rappresentanti dei comitati spontanei e delle associazioni ambientaliste per discutere il processo che porterà all'individuazione delle aree adatte all'installazione di impianti di energia rinnovabile. Durante questi incontri sono stati raccolti i primi contributi che sono stati recepiti dal tavolo tecnico della Regione. L'obiettivo è quello di stilare un documento con le indicazioni e gli orientamenti emersi, che sarà poi elaborato dalla cabina di regia in collaborazione con gli esperti legislativi della Presidenza. Una sfida di notevole complessità con cui la Regione intende governare la necessaria transizione energetica, che consentirà di abbandonare le fonti fossili, ostacolando nel contempo la proliferazione incontrollata delle installazioni, irriguardosa del patrimonio insediativo, naturalistico e paesaggistico della Sardegna, ha dichiarato l'assessore Spanedda. Il confronto del 21 agosto non ha però soddisfatto i comitati sardi contro la speculazione energetica. L'incontro che il coordinamento prevedeva fosse preliminare alla costituzione di una cabina di monitoraggio, dicono i comitati, aveva in realtà la sola finalità di audire una tantum i convenuti, al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti relativamente all'individuazione delle aree idonee. Ribadiamo la necessità e la disponibilità a lavorare all'elaborazione di un piano strategico per la Sardegna, in cui si delineino una partecipata e attenta pianificazione per il territorio. Piano strategico da cui discenda un'analisi dei fabbisogni energetici e conseguentemente un piano energetico. Tra le richieste avanzate dai comitati alla Presidente Alessandra Todde e ai consiglieri regionali, la pubblicazione dell'elenco dettagliato degli impianti energetici non bloccabili, l'utilizzo di ogni strumento possibile per fermare i progetti già approvati, compresa la requisizione degli impianti per renderli di proprietà pubblica, e l'avvio di una vertenza con lo Stato per ottenere una moratoria nazionale sulle nuove installazioni. Venerdì 30 agosto è in programma a Cagliari una nuova grande mobilitazione popolare, con lo slogan "La Sardegna ha bisogno di coraggio", partenza alle 10 da Piazza dei 100.000.